Ebbene, eccoci qua, carissimi amici di YouTube. Oggi andremo a parlare, dopo aver parlato del triangolo delle Bermuda, andremo a parlare di un aereo scomparso in volo. Ebbene, è atterrato dopo 37 anni. Il volo 914. Un caso incredibile, la realtà è impossibile da credere. Si è verificato in Sud America, è stato riferito che nel 1992, all'aeroporto della capitale della Repubblica del Venezuela, l'aereo è atterrato 37 anni dopo la sua scomparsa nel cielo, sopra gli Stati Uniti d'America. La storia dell'evento, ovviamente, l'aereo di linea passeggeri che volò da New York a Miami nel luglio del 95 scomparve improvvisamente dai radar. Nonostante le attività di ricerca su larga scala, non è stato possibile trovare la posizione della morte dell'aeromobile. Quindi il tragico incidente alla fine svanì nella memoria. Il destino dell'equipaggio e dei passeggeri sarebbe rimasto sconosciuto, ma all'improvviso l'aereo è atterrato dopo 37 anni al Caracas. I dipendenti dell'aeroporto hanno dovuto provare un vero shock quando il Douglas DC-4, ormai obsoleto da tempo, ha iniziato a girare in cielo. Com'è andata? Le testimonianze dei partecipanti, tra cui Joan Della Corte, che quel giorno assunse l'incarico di decapter di turno, disse che, preoccupato per l'aspetto non pianificato dell'aereo, si affrettò a contattare il pilota sul walkie-talkie. Tra l'altro, si sono svolti approssimativamente i seguenti dialoghi: chi sei? Dove vai? Andiamo in Florida. Hai deviato dal percorso di 1500 km. Fornisci i tuoi dati. Volo 914 New York-Miami. Un pesante silenzio regnò nella stanza degli spedizionieri. Molti erano a coscienza del disastro del 55, dai rapporti sopravvissuti su riviste speciali. Tuttavia fu urgentemente preparata una striscia per l'accoglienza di emergenza dell'aereo, scomparso una volta e atterrato dopo 37 anni, come in una situazione normale, insignificante e regolare. Beh, dopo l'ulteriore corso degli eventi si è rivelato ancora più imprevedibile. Quindi, atterraggio ha avuto successo. L'operatore radiofonico all'aeroporto si è congratulato con l'equipaggio per l'arrivo riuscito alle Caracas e ha annunciato la data corrente, 21 maggio 92. Non ci fu risposta, ma riuscì a sentire esclamazioni espressive mescolate a maledizioni. Il panico iniziato nella cabina di pilotaggio, della conversazione dei piloti, divenne chiaro che dovevano essere in Florida alle 9:55 del luglio del 55. Come è atterrato l'aereo dopo 37 anni, il mistero del volo provoca ancora un forte interesse degli utenti di internet e quasi in tutto il mondo. I lavoratori responsabili del rifornimento di carburante degli aerei corsero verso la tavola ottavata, notando che le persone si affrettavano ad aiutare il comandante. Sollevò il bicchiere e agitò più volte la mano, in cui teneva una tavoletta con dei documenti. Il gesto del pilota espresse una richiesta di non avvicinarsi e lasciarli soli. Pochi minuti dopo l'aereo si liberò sopra l'aerodromo e scomparve tra le nuvole. Abbiamo delle prove incredibili che questo fatto fosse vero, e una circostanza divenne a quanto pare una conferma, altrimenti tutto potrebbe essere attribuito a massicce allucinazioni o a uno scherzo dei lavoratori dell'aeroporto. Al parcheggio fantasma trovarono un calendario tascabile del 1955, con ogni probabilità caduto fuori dalla cabina di pilotaggio durante il pilota che è davanti il litigio con il petroliere. Perché l'aereo è atterrato dopo 37 anni e quando avrà luogo la sua prossima uscita dai mondi paralleli? Nessuno lo sa. Testimoni oculari affermano che i volti dei passeggeri aggrappati alle finestre dei finestrini erano distorti da smorfie di orrore. Secondo i dati di 40 anni fa, almeno 57 persone erano a bordo. I protocolli dell'indagine sui dipendenti dell'aeroporto, insieme alle prove materiali, sono stati presi e trasferiti alle autorità competenti per azioni investigative. Bene, e un parere su questa situazione è: a quanto pare questo aereo vola sempre e continuerà a volare, perché praticamente è un aereo fantasma, secondo me. E tutte le persone che vi sono a bordo ovviamente sono morti in questa circostanza e quindi non sanno ancora di essere morti. Bene, ragazzi, il video è terminato. Spero che vi sia piaciuto. Mettete mi piace al video e commentate. Fatemi sapere cosa ne pensate. Al prossimo video, ragazzi.